che sì, Beatmaster 2019, abbiamo una grande ospite, oltre ad essere bella, è anche molto, sì, ma molto simpatica. Reduce dall'Isola dei Famosi, cos'era? 2019? 2019, 14esima edizione, siamo sopravvissuti anche là, diciamo. Sara Altobello, parla vicino al microfono. Ok, Sara. Ciao, ti sentono un po' di qui, un po' di là. Come va? Primo anno che sei al Beatmaster, vero? Primo anno, devo dire che mi hanno trascinato in questa ulteriore, posso chiamare così, prova honduregna, la chiamerei, perché sai giocare a tennis non è... Non hai mai giocato a tennis? No, diciamo, ci hanno provato in tanti, però è un'esperienza unica, devo dire mi viene anche bene, diciamola così. Hai già giocato questa sera? Ho già giocato, ho fatto due tiri, diciamo, una prova con Edoardo Raspelli, e poi c'era Aaron Nielsen, altro la regia dell'isola, insomma, un po' di gente di categoria. E chi ha vinto? Io. Perché noi siamo purtroppo... Ma guarda, abbiamo perso secondo me noi, però non ha vinto in un'altra battuta. Bene. Abbiamo qua la nostra bella Charlotte di fare. Allora, Sara, volevo farti una domanda. Tutti dicono che assomiglia a Melania Trump. Da dove arriva questa somiglianza? Soprattutto te, che sei comunque italiana. Allora, guarda, io ero in un hotel di Londra. A un certo punto della situazione, quando c'era l'elezione di Trump, quindi nel 2017, ero a fare shopping e una commessa, posso dire, dei magazzini Harrods, mi disse Mrs. Trump. E allora io, da questo sguardo deriva, dallo sguardo lo chiamo io da squint, così. E quindi da allora, diciamo, l'Italia trapelò questa notizia che hanno poi lanciato in grande voga, fino a quando il salotto della D'Urso mi ha accolto appunto come sosia ufficiale di Melania Trump. E fino alla fine a essere scelta per questa isola dei famosi. Ma Melania, ma non ti hanno fatto lo scherzo? Melania. Madonna, guarda. Melania, ma infatti, ti hanno fatto lo scherzo? Quando ti hanno fatto lo scherzo che ti voleva incontrare Trump? Ma infatti tu pensa che io questo scherzo è partito prima che io andassi all'isola, quindi era partito tipo novembre. A un certo punto della situazione mi chiamano, io vedevo limousine, contratti di Stato che io ho firmato all'interno dell'ambasciata americana a Milano, e a un certo punto mi fanno credere che diventavo la controfigura di Melania Trump. A un certo punto all'isola gaudente, come dico io, vado all'isola, pensa che dicevo a Stefano Bettarelli, che fa, anche se non vinco l'isola, la casa da Trump, che Trump mi aveva promesso case, regali, sì, comunque preparata, sì. Trasmissioni, era emozionatissima, stavi lì sulla panchina sola Una limousine. Il jet privato che mi doveva accompagnare a Pisa, dove Trump era lì ad aspettarmi. Stavi cercando anche l'abito, tutto, parole. Brava le donne, poi, vedi. Glamour. Ci dicono, ci non dicono, abbiamo parlato della cosa ma più importante. Guarda, vedo tra l'altro una figura. Sì, un ammorbatore, diciamo. Ciao, l'ammorbatore, lo salutiamo. Una figura conosciuta. Sì, esatto, il mio concupito che poi, vabbè, lasciamo stare. Tralasciamo la leggenda. Uno dei tuoi spasimanti. Esatto, uno dei tanti, diciamo. La categoria, ciao, lo salutiamo. Così si dice, ci così sono anche dice. Foto, mi sembra. Ma cioè, non abbiamo risposto al quesito. Se veramente esatto. Lui ti avesse corteggiato, ti piaceva come uomo tra? Guarda, io ho sempre ammesso a tutti che a me l'uomo G mi fa gola. Cioè, l'uomo G per me è l'uomo di categoria, la quindi, sicurezza, la diciamo. Sicurezza, poi a me la bellezza mi piace, a me il bello tonto che non balla non ci piace, e infatti rimasi veramente male, tanto da andare a Vancouver, come dico io, l'inverno delle Iene, beach che lo adoro, e poi questo mio sogno è svanito in nulla, però avevo con me la, diciamo, il mio patrimonio di aver comunque di essere diventata finalista dell'Isola dei Famosi, quindi tutto traslasciava, diciamo, a questo. Tra l'altro, Sara, vorrei dirti una cosa, se non mi ricordo male, perché oramai qua sono tante edizioni al Beatmaster, mi sembra che abbia giocato anche Paolo Brosio. Io adoro Paolo Brosio. È una grande persona, diciamo. Paolo Brosio sull'isola è stato colui che veramente, io dico sempre, non che l'ho fatto da badante, veramente io ho avuto un'affezione per questo uomo, però che lo vedevo in difficoltà. È veramente una brava persona. Bravissimo. A prescindere da tutto, io ho avuto modo di conoscerlo. Sara, ma si è realmente convertito o con le vostre bellezze ha titubato un po'? Tesoro, io ho detto sempre, vi faccio vedere io la Madonna Paolo Brosio, però in tutto questo, diciamo, la Madonna non c'è stata, perché lui è molto devoto alla Madonna, la Madonna, insomma, quindi ho cercato di concupirlo. L'ho mai meno, ci sono riuscita. Sara, dobbiamo lasciarti perché bene, ti stanno chiamando, no, perché arrivo, devi giocare, tanto noi esatto, domani saremo allora, a fare. Prima di andare via, Sara, un saluto dedicato ai nostri ascoltatori di RTS. RTS, ai nostri ascoltatori che hanno quel quid in più di categoria che non sblenda proprio mai. Abbiamo ragazzi, ringraziamo Melania Trump e buona serata Sara, a tutti ragazzi. Sara, ti bello, grazie, buona partita. Grazie.